Il governo Draghi guadagna molta fiducia nei cittadini milanesi, ma la vera domanda che ci poniamo è se questo nuovo esecutivo abbia cambiato marcia rispetto a quello precedente. Tanti erano i temi caldi su cui Draghi puntava e punta tutt'oggi: sanità in primis, trasparenza almeno sulle questioni che reputa prioritarie per il paese. Dopo quasi 2 settimane di governo Draghi abbiamo chiesto ai milanesi se avvertono questo cambio rotta rispetto al governo Conte. Secondo te il governo Draghi ha già cambiato un po' il senso di marcia? Bisogna dargli tempo. È ancora presto? Sì, bisogna dargli tempo, ma come tutte le cose, immagino. Secondo me per il momento non ha cambiato ancora niente, però diamoci un po' di tempo. Adesso è appena gli inizi, ecco, adesso diciamo. Quello che a me mi consola e che adoro in professor Mario Draghi è che lui parla poco e fa i fatti. Secondo me, diciamo che sta seguendo la stessa linea del governo precedente, infatti basta vedere il DPCM che devono fare dal 6 di marzo, non è cambiato assolutamente nulla. Secondo te adesso che c'è questo nuovo governo ci sarà un'inversione a un certo punto di marcia? Perché Draghi aveva già dichiarato che avrebbe voluto fare dei cambiamenti dal punto di vista della sanità, però c'è ancora Speranza come ministro della salute. Aveva detto che voleva avvisare i cittadini su repentine chiusure, invece solo 10 giorni fa hanno chiuso gli impianti sciistici dalla domenica al lunedì. Ecco, qual è il tuo pensiero e se hai fiducia magari in un futuro prossimo? Penso che ormai l'ho persa, sono onesto. Secondo il mio punto di vista bisognava tranciare di netto con il passato e cambiare almeno nei punti strategici, almeno nei ministeri strategici le persone. Cioè Speranza se ne deve andare a casa. Secondo me non è stato il modo giusto di comunicarlo, però che ti devo dire? Cioè ci saranno menti più acute della mia che avranno preso sta decisione. Sono tutte delle... si dicono tante cose che poi in realtà, come sta dicendo lei, non si fanno mai niente. Sperando sempre che effettivamente il suo Draghi cambierà qualcosa, tutto lì. Sperando che fa più di quello precedente. Speriamo.